io oggi sto facendo il 23 marzo, due mesi prima delle elezioni, un rapporto doveroso alla città di Catania in cui elencherò, spero con sicuramente con grande soddisfazione, ma spero di metterci l'entusiasmo che normalmente mi è noto, le cose che ho fatto in questi 5 anni per questa città, come ho trovato questa città, le cose che ho fatto, le cose che ho programmato e ho fatto partire, i risultati che abbiamo ottenuto e quelli che otterremo nei prossimi mesi se continuiamo questa bellissima avventura con la nostra bella città. Io non mi candiderò con una lista, io mi candiderò sperando di avere molte liste, molti candidati che mi appoggiano, ovviamente il punto di partenza è le liste civiche che già si stanno componendo con esponenti della società catanese che vanno al di là dei partiti e poi ovviamente io chiedo, spero di averlo, l'appoggio tutto il centrodestra perché il centrodestra è il mio punto di riferimento ideale, politico. Vedete, 21 maggio 2008, ore 12, è il termine per la presentazione delle candidature a sindaco. 21 maggio 2008. Il 19 maggio 2008, era un lunedì, le 20 di sera a Catania, tutto al buio, incomincio a ricevere delle telefonate in cui mi si dice: dopodomani dobbiamo presentare la candidatura a sindaco, ti devi candidare tu. Non era previsto, ero già parlamentare, vi erano altri manifesti già affissi fuori nella città. Ti devi candidare. Catania è al disastro, Catania è al buio, Catania è sommersa dall'immondizia, a Catania non si può più camminare, le strade sono delle voragini. La città è attraversata da cortei ogni giorno di netturbini che non prendono lo stipendio non so da quanti mesi e da lavoratori socioassistenziali da un anno e mezzo. E ho detto sì. E due giorni dopo, alle ore 12, è stata presentata la mia candidatura. Abbiamo fatto una bella battaglia, l'abbiamo vinta e mi sono insediato, quella è la foto, sono stato accolto dall'immondizia in Piazza Duomo e sicuramente non era una protesta rivolta alla mia persona, era una protesta rivolta alla situazione difficilissima di Catania, difficilissima. L'altra sera, due domeniche fa, Rai 3, in una trasmissione che normalmente è pesante nei confronti degli amministratori di centrodestra, ha dovuto dire, facendo l'analisi di tante città che sono in grave difficoltà, Torino, Napoli, Palermo e non so quali altre città di Catania, ha detto che dobbiamo dire che il sindaco di centrodestra ha ridotto il debito, il sindaco di centrodestra non ha fatto più nessun debito, il sindaco di centrodestra è riuscito a intervenire nel mondo delle partecipate e ha detto tante altre cose. Il Rai 3 perché non poteva che dire queste cose? Perché? Come ci siamo riusciti? Non soltanto perché ci è stata data questa possibilità giuridica più che finanziaria, perché abbiamo cominciato a lavorare seriamente e l'anno scorso è stata approvata la norma sulla spending review, ma noi la spending review l'abbiamo iniziata nel mese di luglio del 2008, quando io ho preso una decisione, nessuna macchina blu più per gli assessori, nessuna macchina blu. Oggi diventa una moda, oggi sono tutti contenti perché il Presidente della Camera ha detto non voglio la macchina blu. Noi l'abbiamo fatto 4 anni e mezzo fa, 5 anni fa, non l'abbiamo comunicato, non potevamo spendere soldi. Se dicevamo ai cittadini che si doveva risparmiare, non potevamo spendere soldi per la comunicazione come si spendevano prima, quando miliardi e miliardi di lire servivano per pagare e per pontificare e per elogiare il sindaco di turno. L'abbiamo fatto! Le partecipate, abbiamo sciolto, liquidato la maggior parte delle partecipate e le altre, tutte in deficit, tutte, Multiservizi, Sila, ASEC SPA, Sostare, tutte in debiti, tutte in passivo. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa semplicissima, oggi fa notizia, noi l'abbiamo fatto 5 anni fa, abbiamo tolto i gettoni di presenza, le indennità, abbiamo tolto tutto agli amministratori, abbiamo detto se volete fare gli amministratori delle partecipate a Catania non c'è un euro per voi, lo dovete fare perché siete cittadini.
cittadini catanesi e dovete mettere a disposizione della città la vostra competenza. Questo abbiamo fatto. Oggi le partecipate non sono più in passivo. Vedete, quando una città rischia il tracollo finanziario ed economico, il che vuol dire rischiano i posti di lavoro, le famiglie, in un momento di crisi, perché la crisi di Catania poi è entrata dentro la crisi internazionale, nazionale che oggi colpisce l'economia occidentale, la società occidentale. Io penso, non sono un economista, ce ne saranno in sala, che la crisi che sta colpendo il mondo occidentale è la più grande crisi che il mondo occidentale abbia attraversato dopo la grande depressione del 1929. Catania è entrata in questa crisi dopo che era già in crisi Catania stessa. E noi ci siamo attrezzati perché sapevamo, come non sapeva Monti, perché Monti era convinto che salvava l'Italia colpendo gli italiani di tasse e togliendo i soldi senza fare qualcosa di programmatorio o qualcosa che facesse partire la ripresa, ne hanno parlato soltanto. Noi abbiamo incominciato a lavorare per far sì che Catania potesse incominciare a camminare con le sue gambe. E come si cammina con le proprie gambe se non facendo ripartire tutto quello che era bloccato a Catania? Signore, avete visto Corso Marte della Libertà? 1955, oggi siamo nel 2013, 58 anni. Per decenni il comune di Catania non è riuscito a risolvere questo problema, non soltanto dal punto di vista della piaga del centro di Catania, ma sotto il profilo economico, perché il comune di Catania nei magnifici anni 90 una delle cose che ha fatto importante per Corso Marte della Libertà è stato il pagamento di miliardi e miliardi di lire ai proprietari per risarcimento del danno, per i danni che il comune aveva provocato non facendo edificare. Lo sanno questo i catanesi, glielo dobbiamo dire noi. Fatevi incontrare le persone, fatevi parlare, mettetevi in condizioni di trasferire questo mio entusiasmo che è grande, come quando a 13 anni incominciai, ho lo stesso entusiasmo di 50 anni fa e sono certo che questa bella battaglia per la nostra città, tutti uniti per Catania, noi la vinciamo e la vinciamo alla grande. Grazie.